Allora, pillola velocissima, voglio fare un video abbastanza corto. Questa mattina mi sono svegliato, ho visto che pioveva e ovviamente mi è venuto in mente di quante volte usciamo con la moto che c'è bel tempo e poi veniamo sorpresi dalla pioggia. Ovviamente non disperiamo. Valgono le stesse regole del video precedente. Se non l'avete visto, magari cercherò di mettervi il link qui da qualche parte o sotto nei commenti, vediamo un po' da dove esce. Che cosa succede? Le manovre e le posizioni sono le stesse, ma come dicevo nell'ultimo video, se il movimento è impercettibile o può essere quasi impercettibile in situazioni di tutta sicurezza, quindi l'asfalto è super asciutto con un ottimo grip, se invece si mette a piovere, allora i nostri movimenti da impercettibili devono passare a ben visibili. Quindi ricordiamoci, se faccio una curva a sinistra e devo leggermente inclinare o spostare i glutei dalla sella sulla sinistra all'interno della curva, allora in questo caso facciamo un movimento visibile, spostiamoci dalla sella, facciamo la nostra curva, la moto manteniamola più dritta possibile. Salgo in sella, vi faccio vedere velocemente che cosa intendo. Allora, se prima dicevo il movimento può essere anche impercettibile, con la pioggia la moto deve stare quanto più dritta possibile nelle curve. Quindi usciremo col corpo e cercheremo di mantenere la moto quanto più dritta possibile, perché ricordiamoci, più la moto sta dritta, più la gomma ha grip, anche per chi, come nel mio caso, ha le gomme molto tassellate. La stessa cosa varrà per i freni. Cerchiamo di avere quanta più dolcezza possibile in tutte le manovre, ovviamente, sia nelle curve sia nei freni. Se io devo frenare, cercherò anche di anticipare molto la frenata. Se la frenata diventa lunga e diventa anche una frenata brusca, allora al posto di stringere e arretrare leggermente, quasi impercettibilmente, come dicevo nel vecchio video, con la pioggia aumentiamo la nostra posizione, facciamo sì che la moto rimanga sempre con un assetto stabile e neutro. Quindi mi raccomando, non aspettiamo di arrivare sotto curva per attaccarci i freni, ma anticipiamo molto sia la frenata e anche l'ingresso in curva. Anticipiamo il movimento e però e dolcemente approcciamo alla curva. Anche in uscita di curva non spalanchiamo i gas, apriamolo dolcemente, anche se siamo aiutati dai controlli di trazione e tutte le diavolerie elettroniche che ci sono in questo momento. Ricordiamoci che una buona postura e una buona tecnica di guida ci aiuterà a guidare in tutta sicurezza e rilassati. Allora, per questo video è tutto, come dicevo, era una pillola velocissima data dal fatto che mi sono svegliato e oggi ho visto l'acqua. Io sono Daniele, se non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale, commentate i video e ditemi soprattutto le vostre opinioni, fatemi domande. E ci vediamo online. Ciao! Ricordiamoci che la pioggia leggera può essere più insidiosa di una scrosciata d'acqua. La pioggia leggera farà galleggiare tutte le impurità che ci sono sull'asfalto, le micropolveri, e si formerà quella famosa schiumettina che troviamo nelle città. Quindi la pioggia leggera non laverà le strade, saranno ancora più viscide, mentre un acquazzone è molto più sicuro della pioggerellina. L'acquazzone lava le strade. Ovviamente in tutti e due i casi massima attenzione e massima prudenza e guidiamo con anticipo. Ciao!